Questo è un tutorial super mega dettagliato di come passare da una foto così a così. Cominciamo! Una volta importata la nostra foto in Lightroom, ragazzi, andiamo a concentrarci sull'istogramma, dove abbiamo neri, ombre, luci e bianchi, e praticamente andiamo a spostare tutto verso il centro in modo da avere un profilo, diciamo, flat. Poi lavoro un attimino con l'esposizione che sta al centro, giusto per rendere il nostro soggetto più o meno, diciamo, lucente quanto il nostro sfondo. La seconda cosa che faccio è andare a lavorare sul bilanciamento del bianco, dove abbiamo temperatura e tinta. La tinta per questo capitolo direi che lo lasciamo stare e ci concentriamo sulla temperatura. In questo caso la vedo un po' caldina, un po' su toni caldi, la portiamo un po' verso toni freddi per scelta mia personale. Subito dopo la texture, chiarezza, rimozione, foschia, vividezza, saturazione, tutto questo pacchetto io di solito lo faccio sempre alla fine. Curva di viraggio, alcuni potrebbero non avercela così fatta a punti e dunque la cosa su cui dobbiamo andare a cliccare è questa. Potreste avercela così, noi cliccando qua in basso a destra la portiamo a punti, quindi portiamo in basso un pochino i medi dandogli un pochino di contrasto e poi invece spingiamo verso l'alto i neri e le ombre schiarendoli un pochino e dandogli un po' quell'effetto tumbler che di solito vediamo nelle foto, anche se non ho idea di cosa significa. Tonalità, saturazione e luminanza sono veramente fondamentali perché è il pacchetto su cui andiamo ad agire poi per dare il vero style alla nostra foto, e io vado di solito ad eliminare tutti quei colori che mi stanno antipatici e che non voglio assolutamente vedere all'interno della mia foto. In realtà alla fine quello che vado a fare è semplicemente toglierli tutti e lavorare su rosso, arancione e giallo, che sono quelli che vanno a comporre il mio skin tone. Quindi il segreto per una buona foto è avere dei colori della pelle che siano veramente fighi. Di conseguenza in questo caso vado ad eliminare anche un po' di giallo. Perfetto, vedete com'è bella desaturata, e vediamo un prima e un dopo per farvi già capire come stiamo lavorando. E quindi andiamo a lavorare un pochino sulla tonalità di questi colori qui. Di conseguenza spostiamoci un pochino con il rosso, che in realtà non è troppo presente, eh? Vedete, giusto nelle astine, un po' lì, e lavoriamo di più allora su questo arancione, portandolo un pochino verso sinistra, per così già mi piace un pelo di più. Andiamo a lavorare sulla luminanza, anche se alcuni colori non ci sono, però la loro luminanza continua ad esserci. Infatti se noi volessimo agire sul blu vedremmo che appunto lo sfondo va bene 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 a illuminarsi. Questo perché non l'ho desaturato completamente, ma il blu è veramente tanto presente nelle nostre foto ed è per questo che in realtà io lo odio totalmente. Quindi lo ritogliamo, andiamo a lavorare di nuovo sul blu e vediamo quanto rendere luminoso questo sfondo. Stessa cosa per gli altri colori, vedendo dove sono presenti. Idem per il verde, che è presente nella mia giacchina perché era verde. Idem per il giallo, che è presente qua davanti per via della luce diretta del sole. Idem per l'arancione, che è presente sul mio viso. E idem per il rosso, che lo è un pochettino. Vedete giusto la differenza? Ok? Ok, perfetto. Già così comunque mi piace. Vediamo sempre un prima e un dopo. Ok, il risultato non è ancora quello a cui vogliamo arrivare, ma ci siamo. Vi preoccupate, alcuni colori poi li andiamo a restaurare. Passiamo a divisione toni. Ok, qua possiamo andare a colorarci le nostre luci, un po' di style alla nostra foto. Questo è molto molto soggettivo e dipende insomma. L'altro pannello mega importante è la calibrazione, che abbastanza persone non si cagano. Ma in realtà agendo su questi colori andiamo ad agire su tutta la foto, ma anche andiamo veramente a dare quel tocco in più al nostro skin tone per farlo diventare una vera bomba. È un classico teal and orange, ma non vi preoccupate perché quello che andiamo a fare in questo caso è giusto dargli un pochino più di luminosità in questo caso alla nostra foto, e lavoriamo in questo modo qua, mi piace. Torniamo di nuovo anche qua su arancione rosso per dargli la tonalità che vogliamo. Ok, perfetto. E ci giochiamo un pochettino. Perfetto. Direi che con un bellissimo prima e dopo vediamo sempre che bellissimo risultato. Ok, una volta fatto questo, se ci aggrada comunque il tipo di skin tone che abbiamo avuto, non vi preoccupate, possiamo sempre andare a correggerlo anche dopo. Andiamo a dargli un pochino di più contrasti, quindi andiamo ad abbassare un pochino i neri, lavoriamo le ombre, in realtà le tocco poco in questo caso, ma sono i bianchi che danno quella poi lucentezza anche alla foto, che ci fa dire wow che bel dettaglio. Lavoriamo anche un pochino sulle luci, ok? In questo caso texture, chiarezza non le userei. Possiamo comunque dargli una piccola maschera, in questo caso rettangolare, per dargli, non so, un po' di luce qua davanti, facendo capire che la fonte primaria viene da destra e ci irradia un pochino a sinistra. Possiamo anche andare a colorarla tramite questo pulsantino qua in basso dove c'è scritto colore e dargli un pochino di style. Possiamo lavorare sulla saturazione, che io di solito l'abbasso sempre perché non voglio andare a creare problematiche poi
Impost, ok, e direi che possiamo dare giusto degli ultimi ritocchi sul nostro skin tone se non ci piace e lavorare un po' qua per sul verde. Mi raccomando, è utilissimo questo verde primario per dare un po' di lucentezza. Ok, possiamo provare a restaurare un po' dei colori che abbiamo tolto e vedere un po' cosa ne viene fuori. Qui a schermo possiamo vedere il risultato finale di come è venuto anche con diverse versioni di post-produzione. Sbizzarritevi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, quali altri video vorreste vedere e argomenti approfonditi. Ce ne saranno altri, nuovi tutorial, ma io vi aspetto sempre qui su Rallo, soprattutto la domenica con una nuova puntata, e noi ci vediamo in una prossima avventura. Sei un figo se ti iscrivi al canale, ma ancora di più se mi dai e vai. Il pugno.